Salve naufraghi, oltre a parlare di rocce, piante e animali, vorrei anche parlare di attività fisica fatta con metodi esplorativi. Quindi inizierò per quest'estate una serie di video dedicati al kayak e al SUP. Il video di oggi è dedicato a un'escursione fatta il 1 luglio. Oggi vi ricordo che ne abbiamo 7 luglio, quindi una settimana fa. L'obiettivo era arrivare all'Asinara, partendo da una spiaggetta a sud di Stintino, obiettivo che purtroppo non è stato raggiunto. Ci siamo fermati all'Isola Piana a causa del vento contrario. Andiamo subito a vedere il percorso e la sua lunghezza. Devo essere sincero, io ero convinto fosse un percorso molto più breve, non mi ero guardato le distanze in gioco prima di partire. Ero convinto di aver fatto al massimo in tutto tra andata e ritorno 6 chilometri, un 3 chilometri andare, un 3 chilometri a tornare. In realtà stiamo parlando di cifre ben maggiori. Questa è la calettina da dove siamo partiti, a sud dell'abitato di Stintino. Abbiamo parcheggiato l'auto in questo piazzale. La spiaggia è proprio attaccata, basta portare la tavola oltre una pista ciclabile che è possibile subito entrare in acqua. Molto facile quindi l'avvicinamento, ma vediamo le distanze in gioco. Quindi abbiamo fatto tappa Calalupo, quindi abbiamo fatto da questa caletta 1 chilometro, poi ci siamo fermati a Calalupo, 2 chilometri e 400. Ops, scusate, cosa ho sbagliato? Nuova misurazione. Allora, da qui a qui a qui a qui. Quindi prima tappa a Calalupo e avevamo fatto 2 chilometri e mezzo. Seconda tappa, quindi qui siamo a 3 chilometri e 3 fino al capo. Nuova misurazione e dal capo alla cala dell'Isola Piana dove ci siamo fermati altri 3 chilometri, quindi in tutto 6 chilometri andare e 6 chilometri a tornare, quindi abbiamo fatto 12 chilometri, di cui gli ultimi 3 chilometri. Io nel video racconto che l'ultimo chilometro e mezzo l'abbiamo fatto controvento. No, gli ultimi 3 chilometri massacranti, tutti controvento. Non era un vento fortissimo, sui 6-7 nodi con raffiche di forse 10 nodi. Però sicuramente pesante, e infatti, arrivato in quella cala, ci siamo ancorati nella baia. E dopo qualche ora di riposo e qualche bagnetto e il pranzo, siamo ritornati all'auto. Ma io adesso vi lascio al video. Quindi chiudiamo. Nuova misurazione, chiudiamo. Io adesso vi lascio al video e ci rivediamo in conclusione per i saluti. Salve naufraghi, vi ringrazio per essere qui anche oggi a seguire i miei video. Come avrete notato, il mio canale ha delle stagionalità, c'è stato il periodo delle rocce, il periodo dell'analisi al microscopio e adesso oggi è il 1 luglio ed è iniziata la stagione estiva e dedicheremo, speriamo, una serie di video, tempo permettendo, proprio a sport di mare come il canottaggio,
Il kayak, per l'esattezza, è oggi al SUP. Oggi stiamo partendo da questa bellissima location in stile Undersea Time, che saluto tantissimo. Oggi siamo a 1 chilometro a sud di Stintino, là c'è il porto e se tutto va bene andremo nella parte meridionale dell'Asinara. Costa est, perché oggi c'è una decina di nodi di maestrale e la costa ovest per il SUP è proibitiva, almeno per chi come me è un principiante, in ogni caso non un esperto, ok? Per adesso vi saluto e ci vediamo a più tardi, caletta per caletta. Vediamo come siamo attrezzati oggi. Abbiamo due tavole della Bic da 11,6 piedi, una l'ho acquistata io usata e l'altra ci è stata donata da un amico che è passato a tavole più performanti. Abbiamo, vabbè, le pagaie come al solito. E cosa ci stiamo portando? Acqua, cibo e mettiamo tutto in delle sacche stagne. Questo è un nuovo acquisto fatto alla Decathlon. È uno zaino stagno proprio fatto apposta per il SUP. Si può ripiegare e chiudere. Scusate, lo stavo chiudendo al contrario. Si può ripiegare ben 4 volte. Si richiude con una clip. E poi per evitare la rotazione c'ha altri due scatti. E cos'altro stiamo portando? Vabbè, acqua, una maschera e in tutte e due le tavole per motivi di sicurezza sto mettendo un cordino, se necessario causa vento ce li traineremo come palloni da sub. E basta, adesso partiamo. Allora, siamo appena attraccati nella calettina di Calalupo che si trova appena a nord di Stintino, praticamente nel comune di Stintino. È una bella calettina, anche se la sabbia secondo me l'hanno portata, richiama più il granito che i micascisti di queste zone. È una bella caletta, accessibile al pubblico e adesso ripartiamo subito per l'Asinara.
Bene, siamo alla seconda tappa della nostra escursione. Ci troviamo in una caletta ridossata sul lato est dell'isola Piana, tra Stintino e l'Asinara, quella montagna che vedete dietro di me di granito. È la montagna meridionale, la punta meridionale dell'Asinara. L'ultimo chilometro e mezzo, una volta superata Calalupo, appena abbiamo scollinato e ci siamo affacciati sulla Pelosa, è stato bello pesante perché abbiamo fatto un chilometro, circa un chilometro e mezzo, tutto controvento, con un maestrale di 6-7 nodi, con raffiche di 10. Ci siamo venuti a riposare all'Isola Piana. Ora non so tra un po' se decideremo di ripartire per l'Asinara oppure ci rilassiamo e torniamo. Cosa dire dell'Asinara e dell'Isola Piana dal punto di vista geologico? Molto interessante. Voi immaginatevi che tra il Carbonifero e il Permiano si è andata sviluppando un'orogenesi chiamata orogenesi ircinico-varisica. La parte che riguarda la Sardegna dovrebbe essere l'orogenesi varisica, però siccome questa orogenesi è più famosa col termine di orogenesi ircinica, il nome più usato è quello, ok? C'è stata un'orogenesi, un'orogene collisionale, che ha raggiunto dimensioni più o meno dell'Himalaya, forse qualcuno dice persino superiore, e nel Permiano all'incirca si è avuto il denudamento tettonico e la deposizione di grandi quantità di arenarie dello smantellamento di questa orogene che sono famose col termine di New Red Sandstones, che abbiamo già visto nel video sul lago di Baraz e anche nel video sul riconoscimento delle rocce. Allora, esiste una linea di suttura che è stata scoperta da illustri geologi, tra cui Oggiano ed altri, la linea Posada Asinara, che è la linea appunto di suttura, cioè il punto in cui due continenti nel Carbonifero, il Gondwana e, se non sbaglio, l'Armorica e la Laurentia, si sono scontrati, hanno colliso. A nord di questa linea e a sud di questa linea il metamorfismo è decrescente, mentre man mano che si va verso questa linea il metamorfismo è crescente, ok? E questa linea è caratterizzata da particolari minerali, quali per esempio la cianite, che denotano l'alta pressione del metamorfismo locale, del metamorfismo regionale, ok? Noi qui ci troviamo su delle filladi, anche se secondo me potrebbero avere un grado metamorfico superiore, non sono un esperto di metamorfico, e comunque qui non affiora lo spacco fresco, ok? Comunque, di metamorfismo ne parleremo ampiamente più avanti. Io da questa location vi saluto, tra un po' faccio una panoramica a definizione superiore e alla prossima tappa. È all'incirca mezzogiorno, oggi è il 1° di luglio del 2020 e ci troviamo in questa bella baia sul lato orientale, sul lato est dell'Isola Piana. Abbiamo ormeggiato le nostre tavole, il maestrale ci ha reso l'ultimo chilometro da Stintino all'Isola Piana veramente impegnativo, sia dal punto di vista tecnico che fisico, in quanto non sono ancora molto allenato, ho ripreso a fare sup da poco. E come potete vedere, questa sponda
questa costa orientale dell'isola piana è stata presa d'assalto da tutte le barche perché è una delle baie più ridossate, più riparate in caso di maestrale di vento dal settore occidentale. Là a nord vedete i rilievi dell'Asinara e tra noi e l'Asinara c'è un tratto di mare di un 300-400 metri, forse 500 metri di ampiezza. Bene, allora ritorniamo su schermo. Ah, siamo su schermo. Quindi chiudiamo. Ok, quindi quell'ultima immagine che avete visto è all'incirca qui. Allora, io quel video, l'ultimo video, l'ho fatto da questo scoglio e la nostra tavola era ancorata qua. Ok, il mio amico nell'ultima scena stava riposando sulla tavola. Il bello della tavola è che ti può fare anche da materasso galleggiante all'occorrenza. Allora, dove si trova la linea Posada Asinara? La linea Posada Asinara si trova molto più a nord di dove eravamo noi, perché si trova all'incirca, se non erro, all'altezza di Cala di Sgombro, qui da queste parti, ok? Quindi qualche chilometro più a nord, ok? Allora, abbiamo parlato di linea Posada Asinara come di una linea di sutura fra due, una linea di sutura in un orogene. Ecco la linea, ecco Posada. Quindi la linea Posada Asinara parte da l'Asinara e con una curva qui da qualche parte, vabbè, noi la tracciamo dritta, è una linea lunga 127 km, quindi non è proprio cortissima, e questa è la zona più o meno in cui si trovano le rocce di più alta pressione coinvolte nell'orogene Ercinico. Si tratta di eclogiti retrometamorfosate, quindi sono dei basalti di fondo oceanico strizzati a una pressione di metamorfismo di seppellimento, e poi quindi delle eclogite, granate onfacite, e poi in un secondo momento retrometamorfosate nella facies delle anfiboliti, cioè quindi in un grado metamorfico più basso. Ora, nel prossimo video farò un unboxing particolare che spiegherà perché sono andato così in profondità su queste eclogiti. Ne approfitto già per salutare l'amico del canale Matteo Berto Prospector, perché lui sarà coinvolto. Ciao Matteo. Io nel frattempo approfitto per salutarvi tutti. Mi raccomando, fate sport, fate attività fisica, non arrivate all'estate con la pancia come sono arrivato io. E spero che abbiate occasione di vedere posti belli come quelli che vi ho mostrato oggi. Un salutone, mettete un like, ciao.